Buongiorno e benvenuti in un nuovo video challenge. Oggi siamo qui per fare, siamo plurale maiestati, beh, sono qui per fare un What Eating a Day molto particolare e spero che vi piacerà veramente tanto, perché sono qui per fare un 24 ore da vegetariana. E direte voi, vabbè, non è così complicato, e invece no, perché in casa mia il pesce regna sovrano e mamma, dato che comunque è agosto, lei è in ferie eccetera eccetera, ci sta viziando un po', e dato che a mio fratello piace abbastanza la carne, ci sta facendo ragù di salsiccia. Ieri sera ha fatto le melanzane piene con 2 kg di carne dentro. In realtà noi in famiglia non mangiamo molta carne, tipo stasera preparo la carne, no, però spesso c'è la carne in quello che prepara mamma, cioè la carne non è l'alimento primario, però ce n'è un po', come dicevo, nel ragù di salsiccia, anche se io non ho mangiato la salsiccia, però il ragù è di salsiccia. Innanzitutto a merenda non potrò mangiare le melanzane piene fatte da mia mamma ieri sera, molto molto male, e stasera, dato che ieri papà ha preso un pesce bello grande, non potrò mangiare la zuppa di pesce, quindi adesso vediamo un po' come ci organizziamo, perché ho scelto stamattina di fare questo video. Come iniziare una challenge se non con il mio meraviglioso cappuccino magico? Ora me lo pappo, sono molto molto contenta di papparmelo. Come sapete, questa è la mia colazione. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oh, mi sono distrutta il naso con la cannuccia di ferro. Cacchio. Comunque, dicevo, questa è la mia colazione tipo, come saprete, però in realtà non è stata tipo per niente, perché sono stata 4 giorni in Sila, è stato bellissimo, è stata la vacanza più rilassante della mia vita, perché la Sila è rilassante, dopo quella in Sicilia che è stata la più bella della mia vita, però è stata molto faticosa, perché 1000 gradi all'ombra, quindi diciamo che fare quella vacanza a inizio agosto ci ha veramente stancato, divertito, e è stato proprio stancante. Quando ti diverti ti stanchi anche, noi ci siamo divertiti veramente tanto in quella vacanza, però avevamo ecco bisogno di rilassarci un po', e la sera è stata veramente perfetta. Però non ho fatto colazione col mio cappuccino, ho bevuto tè e mangiato tanti cornetti alla Nutella, quindi oggi cappuccino. Poi guardate che bello, è particolarmente buono, sarà l'aroma di caccole sulla cannuccia. Il cappuccino, signore e signori, è terminato. Ci vediamo al pranzo. Il ci vediamo per il pranzo non ha funzionato, perché sto morendo di fame, quindi facciamo delle crepe super velocissime senza nemmeno la bilancia. Tutti gli ingredienti ad occhio: servono un uovo, 2 cucchiai di farina, un po' di latte, così a piacimento, diciamo. C'è stato un leggero cambio di programma, niente crepe perché non ho la farina. La mia voglia di crepe verrà sostituita da comunque qualcosa di dolce, cioè una brasilena che è lì. Ora la metto un po' in freezer e poi me la bevo tutta. E per pranzo pasta col pesto. E il pesto più vegetariano di così. Anzi, veramente fino adesso sto, a parte il latte, è tutto vegano. Ragazzi, potrei fare un 24 ore da vegana. Sarà difficile senza il latte, ma comunque. Comunque questo pesto l'ha fatto in casa mia mamma. Ci ha messo aglio, basilico, un sacco di basilico fresco, ci ha portato un vicino di casa, pecorino e parmigiano e olio d'oliva ovviamente. Dunque è venuto una bomba, e ha fatto tanti vasetti, li ha frizzerati, congelati, non frizzerati, vabbè, li ha congelati, quindi li scongeliamo all'occorrenza. Quindi oggi a pranzo una buonissima pasta e pesto fatta in casa, 100% biologico, chilometro meno di zero. E in più qua sto già montando il video che state vedendo in questo momento. Comunque vi volevo dire una cosa: state vedendo su Instagram che sto viaggiando molto, specialmente in Calabria, e mi chiedete sempre il link che io vi ho lasciato su Instagram in realtà, ma anche su YouTube, quindi ve lo lascio nell'info box, un link di Airbnb tramite cui, se vi iscrivete da questo link, avrete 30
30 o 25 euro, dipende da quanto poi andrete a spendere, di sconto sulla vostra prima prenotazione di una casa, un albergo, un B&B, un quello che volete su appunto Airbnb. Quindi vi lascio il link in info box, grazie a tutti quelli che stanno iscrivendosi tramite il mio link, perché arrivano ovviamente soldi anche a me. Quindi è un regalo per voi, ma è un regalo anche per me, quindi grazie. Continuiamo col video, tra poco mi bevo la brasiliana e poi ci vediamo veramente al pranzo questa volta. Ho il mio bellissimo bicchiere di Starbucks, che stamattina avevo un cappuccino dentro, adesso acqua. E qui ho il mio meraviglioso toast. Volevo farlo col tacchino con la salsiccia, ma no, oggi è 24 ore vegetariana, quindi è con moto. Provola. Maionese e melanzane sotto aceto, fatto da mia zia. Devo dire che è un'ottima alternativa a un toast normale con prosciutto, e sinceramente ho voluto mangiarlo e farvelo vedere in questo video, perché comunque potevo mangiare anche un gelato, tanto è ovvio che è vegetariano, però l'obiettivo di questo video è anche farvi vedere qualche alternativa per mangiare meno carne e meno insaccati, ma non per la carne in sé, ma perché gli insaccati sono pieni 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 di aromi e in più di conservanti, quindi per quello. Meglio un bel toast con provola e melanzane fatte in casa. Veramente ottimo. Sapete come sarebbe proprio ottimo? Con delle scaglie di grana dentro, che danno un po' di quel salato che qui manca, quindi è un po' più delicato questo, ma è, vi giuro, eccezionale. Amici, buongiorno! Dato che il video è 24 ore da vegetariana, appunto siamo alla 24esima ora, perché è iniziata alle 9 di ieri questo video e adesso sono le 9, quindi le 24 ore sono finite. Lì dietro c'è il mio, ovviamente, ecco qua dov'è, cappuccino, ovviamente vegetariano, non ve lo sto nemmeno a dire. Avrei voluto fare colazione con pane e salame. Chi mi conosce dai miei video, chi è sempre stato presente sul mio canale, sa che le mie colazioni sono abbastanza strane, ma comunque mi sono limitata al mio cappuccino. In più, ieri sera non ho filmato perché ho cenato fuori e ho mangiato una meravigliosa pizza con i porcini. Allora, devo dire che questo non è stato difficile, perché in generale io prendo la pizza con i porcini, addirittura è vegana, perché non prendo la mozzarella. Quindi in generale non prendo la mozzarella, anche se solitamente, pur non prendendo la mozzarella, prendo la salsiccia, quindi prendo porcini e salsiccia. Infatti ieri è stata dura, però alla fine ho preso semplicemente una pizza pomodoro e porcini, spettacolare, buonissima, ve la lascio qui. E dunque, che dire, questo video è stato un successo. Se arriviamo ad un buon numero di like, ma che cosa sto dicendo, no, se vi piace l'idea piuttosto fatemelo sapere, perché vorrei fare un 24 ore da vegana e sarà complicato, però voglio provarci. Detto ciò, sigla finale. Questo video è finito, metti like con il tuo dito, se ci rivedremo presto sarà proprio un gran successo per noi.